È stata riconsegnata alla chiesa dei Santi Giovanni e Teresa a Napoli, all'interno del monastero dell'ordine di clausura delle Carmelitane Scalze, la corona in metallo argentato che era stata rubata dal capo della statua del Santo Bambino di Praga tra il 23 e il 30 dicembre del 2016. La cerimonia di consegna si è tenuta in occasione dell'anniversario della dedicazione della chiesa, alla presenza dell'arcivescovo metropolita di Napoli, il cardinale Crescenzio Sepe. Devo fare un elogio veramente a questa sezione particolare dei carabinieri che si dedicano al recupero delle opere, ma al di là del fatto poi materiale, diventa simbolico e quindi per la gente un motivo di rinnovamento della propria devozione, della propria fede, perché anche questo è un segno della benevolenza di Dio. Presente anche il padre provinciale dell'Ordine dei Carmelitani, Luigi Borriello, e il capitano Giampaolo Brasili, comandante del nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale Partenopeo. C'era una sorta di disperazione, parliamo in senso molto generico, di questa perdita, di questo furto, di questa corona che poi non è che sia tanto, tantissimo preziosa, ecco, che incoronava il bambino di Praga, a cui noi ci teniamo, ed è stata ritrovata. Il ritrovamento è come se il bambino Gesù volesse dire: voglio stare ancora con voi, ecco, con tutti i miei poteri, con questa corona regale. Suggella una collaborazione tra noi, tra la Curie, tra l'Arma Territoriale, tra la Sovrintendenza, vari organi che molte volte non si riescono a parlare, ma quando si riescono a organizzare e a interfacciarsi in maniera positiva si arriva a questo. L'attività di recupero scaturisce da approfondimenti investigativi condotti dal nucleo TPC di Napoli e coordinata dalla Procura della Repubblica di Isernia, che ha permesso di disarticolare nel settembre del 2017 un'organizzazione criminale, un vero e proprio crocevia di ricettazione di beni d'arte sottratti da luoghi di culto e istituti religiosi, tra l'altro Casertano e la provincia di Isernia. Di fondamentale importanza per l'individuazione del prezioso bene è risultata la comparazione della sua immagine con quella contenuta nella banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, gestita dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, che ha confermato la provenienza illecita della corona, rubata dalla chiesa del monastero nel 2016.